questa sera la 22esima edizione del Glocal Film Festival, rassegna ideata e pensata da Piemonte Movie per raccontare e diffondere il cinema realizzato in Piemonte, un'edizione volutamente pop come la direttrice alla sua prima direzione Alice Filippi ha voluto, anche attraverso la commissione con arti diverse come arti figurative, video art e danza. Allora andiamo a scoprire i protagonisti e i premiati di questa edizione di Glocal Film Festival. Questo ragionamento che ha fatto la nostra direttrice Alice Filippi con le contaminazioni tra le arti, quindi la parte di danza con l'esibizione anche del balletto davanti all'ingresso del Cinema Massimo, le parti realizzate della mostra nella nostra casa festival Are Contemporary, la serata di questa sera che sarà scoppiettante con i tre Lilu che accompagneranno musicalmente anche il momento della premiazione, credo che abbia fatto piacere al pubblico, insomma qualcosa di diverso dal solito, sempre molto serio dal punto di vista, diciamo, della scelta dei giurati e quindi delle loro valutazioni sulla qualità dei lavori, ma allo stesso tempo appunto con un approccio un po' più disincantato con il pubblico, in modo che ci sia anche una parte di divertimento. L'impressione è che ci sia sempre più un grande fermento cinematografico a Torino, di base soprattutto, al di là delle grandissime case di produzione che continuano ad avere sede a Roma per ovvi motivi, ma tutto ciò che è cinema di base e soprattutto tutto il mondo del documentario continua sempre di più ad avere a Torino e in Piemonte un punto molto forte e molto stabile, e nascono collaborazioni interessanti, case di produzione torinesi che lavorano con registi magari di Roma o stranieri, oppure realizzano i loro documentari in giro per l'Europa, in giro per il mondo, quindi c'è un vero effetto Glocal, cioè le nostre aziende cinematografiche locali di punta in realtà hanno messo in piedi un meccanismo molto forte di contatti che si muove a livello nazionale e internazionale. Ovviamente la base di tutto direi che è la nostra Film Commission Torino Piemonte, che fa un lavoro splendido sia dal punto di vista, diciamo, dei talent scout per scoprire, diciamo, chi è bravo dalle nostre parti, e sia poi di collegamento con tutto il mondo del cinema nazionale e internazionale. Beh, in questi giorni qui con la giuria e con le altre persone con cui ci siamo trovati, con Alice che ha concepito bene questo festival e tutti quanti, è stato veramente interessante fermarci e dibattere su che cosa voglia dire raccontare il proprio territorio, qual è la responsabilità del narratore nel guardarsi attorno e restituire attraverso una storia quello che è il mondo che lui conosce. Quindi devo dire che dopo questi giorni qui tornò con un bel po' di idee nuove e un po' di scambi con persone che hanno riflettuto a lungo su queste cose insieme a me. Dunque diciamo che la missione del festival principale è una missione compiuta, cioè generare nuove idee. Rinaldo ci porta in una terra meravigliosa che è il Monferrato casalese, e ci porta a conoscere un personaggio che in qualche modo ha fatto la storia, no? di questa terra. Lui come rappresentante di altri personaggi, no? Rinaldo in qualche modo ci mostra una terra, un tempo che ormai è quasi estinto, no? E noi con questo lavoro vogliamo preservare questa memoria, vogliamo raccontare che cos'era quel mondo, no? E Rinaldo in qualche modo ci conduce in questa nuova dimensione, questo mondo nuovo, no? Che probabilmente anche le giovani generazioni non conoscono. Io, se devo raccontare qualche cosa, questi personaggi, questa storia deve emozionarmi, no? E quindi noi abbiamo cercato di trasmettere questa emozione, no? questa avventura, e la sorpresa era quotidiana, perché Rinaldo sapeva sorprenderti continuamente, no? Con Emanuele sì, ci parlavamo, insomma, abbiamo scritto una sorta di canovaccio con degli snodi narrativi, però poi diciamo, durante le riprese Rinaldo era una sorpresa continua, no? Perché riusciva, insomma, a dirci cose che noi non ci aspettavamo, quindi la realtà ti sorprende sempre. L'idea nasce dal fatto che nella vita faccio molto montaggio e quindi sincronizzo molto audio e video,
Ed è una cosa che in genere si vede come un errore, quando il labiale non coincide con il video. E quindi a un certo punto ho pensato, cosa succederebbe se capitasse nella vita vera? E quindi da lì è partito tutto, e fondamentalmente, cioè, con tutto quello che è arte, che è cinema, che è espressione, l'errore non è mai un vero errore, o almeno lo è, ma dipende da come lo interpreti, per cui l'errore può essere, se visto da un punto di vista creativo, poi il difetto è una cosa che può essere un'occasione di rilancio, di riflessione, può esserci. In genere l'errore in genere cerchiamo di evitarlo, di toglierlo, invece in questo caso qua il nostro protagonista ne fa leva. Quando abbiamo iniziato a scrivere questo corto, che l'ho scritto con Paolo Ferrara, a cui devo tantissimo, e gli ho detto, questo corto deve avere una scrittura a prova di bomba, deve essere bellissimo dal punto di vista della scrittura, perché adoro la scrittura, adoro scrivere, adoro i film dove senti la sceneggiatura, non so, penso ai fratelli Coen, per cui è stato bellissimo, cioè onestamente non me lo sono ancora un po' scosso, ecco, però insomma non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti, continuare a fare cose.